Ciao a tutti da Dario, oggi ho il piacere di presentarvi il nuovo entrato in casa Jobon. Si chiama Upmove, è il nuovo tracker di Jobon e vedremo che rispetto ai due braccialetti che affianca, cioè Up e Up24, si presenta in un formato leggermente diverso rispetto a questi braccialetti. Andiamo a fare l'unboxing e vediamo le sue caratteristiche. La scatola è molto compatta, il prodotto si vede attraverso questa finestra in plexiglass, abbiamo detto Upmove, in questo caso ne ho due versioni, cioè una completamente nera, poi vedremo cosa vuol dire il completamente nero e cosa vuol dire, ecco forse in questa versione si vede di più, vedere il tracker blu con la sua clip, in questo caso bianca, avorio, grigia. Andiamo ad aprirne uno. Apriamo in questo caso il modello nero. Come vedete la confezione è molto semplice. Cerchiamo di non rovinare la scatola. Ok. Troviamo nella confezione l'Upmove che è formato da, abbiamo detto, il tracker che è all'interno di questa clip in silicone, poi vedremo come aprirlo. In dotazione viene data una batteria tipo orologio che dovrebbe essere una CR2025, così a no, una CR2032 e la cover per poter, diciamo, andare a smontare il tracker dalla sua protezione in silicone. Le istruzioni le troviamo in questi fogli, veramente ormai contenuti, anche perché poi istruzioni e guide ad utilizzo si trova tutto su internet senza problemi. Vediamo innanzitutto come si toglie il nostro tracker vero e proprio dalla sua clip in silicone. Basta esercitare una leggera pressione al lato e come vedete viene rimosso tranquillamente dalla sua clip. Andiamo adesso a inserire la batteria. La prima differenza rispetto ai suoi fratelli Up e Up24 è proprio questa, che questo tipo di tracker utilizza una batteria da orologio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non dovrò ricaricare settimanalmente, in questo caso, il nostro tracker, ma avrò un'autonomia che normalmente una batteria di orologio per questo tipo di tracker, dove lo sincronizzo magari due o tre volte al giorno col mio iPhone, vuol dire una durata che va dai 6 mesi ai 10 mesi grosso modo di utilizzo. Questo può essere uno svantaggio in quanto ogni 6 o 10 mesi dovrò cambiare la batteria, ma è sicuramente un vantaggio perché non devo ricordarmi di caricare il mio braccialetto in base anche ovviamente all'utilizzo come per Up o Up24 ogni settimana 10 giorni. Quindi lo vediamo sia come un vantaggio che come uno svantaggio. Andiamo ad applicare la batteria, utilizziamo in dotazione viene dato, diciamo, questo piccolo strumentino in plastica. Andremo a fare una leggera pressione sul fondello e dovrebbe semplicemente venire via il fondello del nostro tracker, così come un orologio. Inseriamo la nostra batteria in questo modo e andiamo a rimettere il nostro fondello tramite. Ok, come vedete
si accende una lucina sul display e inizia a roteare questa lucina. In questo caso vuol dire che si è attivato il Bluetooth del nostro tracker. Spostiamo un pochino le scatole e introduciamo il nostro iPad, che sarà poi lo strumento con cui andremo a sincronizzare il nostro tracker, associare il nostro tracker all'applicazione di app. Apriamo l'applicazione, digitiamo su App Move, andiamo avanti, successivo, sta ricercando ovviamente il nostro App Move. L'applicazione ci dice che l'ha trovato, infatti vedete che sia i simboli, diciamo i due LED, corrispondono alla stessi LED dell'applicazione e ci chiede di premere per associare il nostro App Move. Ecco, noi in questo caso non siamo stati molto veloci, o perlomeno parlando non l'ho associato, lo riproviamo. Ricerca il tuo App Move, l'ha trovato, in questo caso saremo un pochino più veloci. Cosa ci dice? Ci dice di premere. Premiamo. In questo caso è stato associato alla nostra applicazione. Andiamo avanti. Ci chiede di creare il nostro profilo. Se il nostro profilo è già inserito perché siamo già possessori di un'app o di un'app 24, non faremo altro che registrarci all'inizio dell'applicazione con le nostre username e password, e lui ovviamente terrà già conto di tutti i nostri dati, il nostro profilo già inserito, altrimenti lo possiamo creare. In questo caso vado a richiamare i miei dati precedentemente inseriti per app e app 24. Okay, siamo entrati nell'applicazione, come vedete in alto a destra troviamo il nostro App Move associato, lo clicchiamo, ovviamente mostra, diciamo, il proprietario dell'App Move in questo caso, e ci mostra le varie funzionalità, cioè il monitor del nostro sonno, il cronometro, l'avviso di attività e il promemoria. Clicchiamo di nuovo su l'App Move e ci dà ovviamente il modello di App Move, il numero di serie e il firmware. In modalità sonno posso monitorare il nostro sonno. Cosa vuol dire? Per far questo basta che tengo premuto il mio App Move finché è venuta, come vedete, l'icona della luna azzurrina. Per ritornare in modalità contapassi, quindi giornaliera, ritengo premuto e ovviamente in questo caso esce l'icona arancione con i nostri passi, la figura dell'omino che cammina. Posso impostare un cronometro avviando il cronometro tramite l'applicazione. Posso ovviamente abilitare un avviso di attività, aggiornamento progressi, vuol dire che ogni, per esempio in questo caso, 2000 passi, lui mi dirà: guarda che hai già fatto 2000 passi. Sono come degli step che io mi imposto per dire: voglio fare 2-3000 passi, a 3000 passi mi avvisi e via di seguito. Ok, diciamogli di sì. E posso ovviamente impostare dei promemoria, per esempio l'ora di andare a dormire, voglio decidere a che ora andare a dormire. Come vedete posso impostare sia il giorno della settimana, da lunedì, martedì, sia l'orario diviso per il giorno della settimana. Basta che tolgo mercoledì, il martedì e il mercoledì, a lunedì voglio andare a letto a mezzanotte e mezza, oppure voglio leggermente andare a letto prima, non so, voglio dire mezzanotte,
Lui ovviamente quando arriva l'orario è come una sorta di sveglia, ma una sveglia promemoria. Ok, adesso esco, immagazziniamolo e va bene. L'applicazione non è altro che l'applicazione che abbiamo già visto con il braccialetto app e app 24, dove ovviamente se io clicco i nostri passi, l'attività motoria, in questo caso non avrò dentro niente perché ho appena diciamo registrato il dispositivo, io di passi non ne ho ancora fatti, così come il sonno, ovviamente non avrò dentro niente. E infatti non mi mostra niente il mio programma. Nelle impostazioni posso ovviamente andare a vedere come in app 24 i vari obiettivi, la mia squadra, cioè tutte le persone che comunque a cui ho diciamo permesso di vedere i miei dati e di conseguenza vedere i loro dati, le loro prestazioni sia di passi che di sonno durante la settimana, e quindi come un social di Jobon. Ovviamente posso registrare il mio peso corporeo, la massa, tutti questi parametri. Come vedete, Apple Move non è più un braccialetto, ma è una clip, è dotato di clip, il che sì, diciamo, diventa abbastanza comodo fissarlo, come in questo caso, a una maglia, a una camicia, quindi posso praticamente indossarlo se vado a correre o comunque in palestra senza avere l'incombenza di avere un qualcosa al polso che può dare fastidio a lungo andare, soprattutto per la sudorazione. In questo caso molto semplice, ho anche messo a pantalone così. Però vediamo come Jobon ovviamente ha creato tutta una serie anche di bracciali per poterlo adattare anche o rimettere a polso come il vecchio app o app 24. Vediamoli insieme questi due set di bracciali. I due set di bracciali che vengono venduti ovviamente a parte rispetto all'app Move sono un set di bracciali chiamati slim, in quanto il bracciale classico è un pochino più sottile. Quindi Jobon dice possono essere bracciali soprattutto magari indicati verso un pubblico femminile, essendo più piccolini, più fini, mentre il classico, quindi il normale, è questo. La cosa da tenere presente è questa, che questi set non vengono divisi, cioè se uno compra il set di bracciali ci sono le tre colorazioni e in questo caso c'è il viola, il bianco e il nero per quanto riguarda il set classico e il giallo, il rosso e il nero per quanto riguarda il set, diciamo noi femminile, anche se non è femminile, ma è il modello slim. Adesso ne apriamo uno, tanto per, in questo caso il classico, per farvi vedere cosa vuol dire cambiare o inserirlo e renderlo un braccialetto piuttosto che una clip così come viene venduta in modo originale. Andiamo adesso ad inserire il nostro tracker nel bracciale per vedere come sta e come, diciamo, risulta inserito in un bracciale piuttosto che nella clip. Prendiamo magari il bracciale chiaro, tanto per avere un contrasto maggiore rispetto alla plastica, diciamo, data in dotazione. Okay, vedete, anche i bracciali sono in silicone, molto bello. La cosa interessante del bracciale è che ha varie posizioni, proprio tipo cinturino d'orologio, quindi potrà essere adattato a qualsiasi tipo di polso. Inseriamo ovviamente come nella clip il nostro tracker. Ok,
Adesso poi bisognerà prenderci un po' la mano, ovviamente, o anche la plastica, essendo nuova, è un pochino più dura. Come vedete, risulta comunque elegante e carino anche indossato a polso. Ultima funzione che rispetto anche ad App24 è in più in questo tracker. Se schiaccio due volte contemporaneamente, il tracker mi indicherà l'ora, cioè prima diciamo l'ora e dopo i minuti. Lo rivediamo. 6, le 6. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Per ultima cosa il prezzo, molto interessante rispetto ai suoi predecessori. 49,99 per AppMove, ovviamente con in dotazione la sua clip nei vari colori. E i set di braccialetti, i tre braccialetti classici e i tre braccialetti, diciamo, slim, 29,99 i set di tre, sia il classico che lo slim con prezzo uguale. Jobon ancora una volta ha fatto centro, AppMove si è rivelato veramente un tracker interessante, economico, perché effettivamente costa poco rispetto ai suoi predecessori, e nello stesso tempo molto simpatico, perché con la possibilità di metterselo come una clip, quindi dove si vuole addosso, e con la possibilità di prendere dei braccialetti carini di colori diversi, anche la versatilità diventa infinita per questo tipo di prodotto, che è adatto sia ovviamente a un pubblico maschile che a un pubblico femminile. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica, ciao a tutti da Dario.